Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema al riconoscimento vocale per quelli che vogliono usare questo riconoscimento vocale su Windows 10, Windows 11. Mi hanno spinto a fare questo tutorial grazie a una segnalazione che un utente non riusciva a risolvere il suo problema. Quindi in questo caso cercherò di dare una mano a questo utente e alle future persone che stanno guardando questo tutorial. Quindi in questo caso iniziamo prima ad andare su Sistema, Data, Ora e Lingua, Riconoscimento Vocale, e iniziamo così a fare la configurazione del microfono. Quindi andate a fare Inizia. Cortana non mi sente. Scegliete il vostro microfono che dovete usare per il riconoscimento vocale. Mettete questo, fate avanti, configura così il microfono, fate avanti. Andrea detta il testo al computer, preferisce la dettatura. Come puoi vedere, ha risolto così il problema, ha configurato il mio microfono. Il problema è stato risolto, mettiamo sì, chiudi strumento di risoluzione dei problemi, andiamo su impostazioni audio, scendiamo fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio, apriamo così questa schedina, scendiamo fino a giù fino a trovare il nostro microfono, questo qua è il microfono che sto utilizzando. Se in questo caso non dovesse andare il riconoscimento vocale e state parlando con un altro microfono, cliccate tasto destro sul microfono e impostatelo come dispositivo di comunicazione predefinito. Io l'ho messo sul mio microfono con cui sto parlando e sto facendo il tutorial. Se in questo caso non dovesse funzionare, ci cliccate sopra due volte. Livelli. Regolate il vostro microfono al meglio. Lo metto al 90. 85, avanzate e cambiate anche gli hertz al microfono. Ok? A me non me lo fa cambiare perché non riesco a capire che non lo so perché non me lo fa cambiare e consente alle applicazioni di assumere il controllo esclusivo del dispositivo. Questo lo farà su tutte le applicazioni. Quindi, se non dovesse andare, mettete la spunta qua sopra, attribuisci priorità ad applicazioni in modalità esclusiva. Tanto per vedere se funziona il riconoscimento vocale, fate applica e fate ok. Io lo tolgo perché non mi serve. Provate voi, fate ok. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come regolare al meglio sul riconoscimento vocale il tuo microfono e come impostarlo come predefinito per il riconoscimento vocale, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!